Voilà, carissimi amici, buongiorno, buon Tigino! Qua tengo lo solo un bacio, perché lo solo ha da sta drete, quindi come vedete, per vedere meglio l'immagine. Allora, buona giornata a tutti, oggi è 5 di aprile 2023, buona giornata a tutti, buon mercoledì e siamo nella settimana santa. Allora, innanzitutto qua è bello dire, stanno 12-13 gradi, ma oggi Torino arriverà a 16 gradi, ma noi non ci possiamo dimenticare di Sant'Agata, quindi ho già telefonato ad amici. A Sant'Agata è brutto tempo, fece freddo. Ieri mattina alle 6:30 mi contattai con un carissimo amico Antonio e mi disse che c'erano 3 gradi. Adesso ho chiamato l'amico Tonino Lanzellotti e mi dice: voglio fece freddo, un po' nuvoloso, cielo grigio ghiaccio, qualcuno ha detto che forse porta una ponta alla neve oggi pomeriggio, addirittura, voglio. Io sono venuto a Torino per un po' di giorni e ho portato il sole, adesso aspettatemi perché arriverò a Sant'Agata a portarvi un po' di sole, vabbè. Allora, ieri come sapete sono stata alla trasmissione di Vladi Tallini, la trasmissione Prima Antenna su canale Piemonte, canale 14, ma si vede anche in Lombardia e in Liguria, un grande veramente professionista, con l'amico Franco Muscarella. Saluto lui, saluto la moglie Giovanna Longo, sant'agatese. Allora, io ieri parlando un po' con Franco di Sant'Agata del Tigino, allora lui mi consigliava, dice: tu continua con il Tigino, con i proverbi in dialetto sant'agatese, perché comunque piace a molti, piace a tutti. Devo dire che in effetti alcuni amici e amiche di Torino mi dicono che si divertono quando si è nell'usandatese. Allora, a proposito di questo, vi volevo dire. Allora, noi riceviamo sempre proverbio, cose, usandatese. Allora, mi sono trovato anche a Torino a incontrare delle persone che parlavano in piemontese, poi scopre scumoglie, erano di Bovino, erano di Foggia, di Lucera, di Cerignola, di Albero Bello addirittura, no? Anzi, saluto Donato di Albero Bello, che vive a Torino da tanti anni, e vi consiglio di venire, quando venite a Torino andate al mercato di Piazza Benefica, perché c'è tanta roba bella, ma lui, Donato, vende roba veramente squisita, squisita. E io mi vesto da lui adesso. Comunque, al di là di quello, dicevo, tornando al dialetto sant'agatese, allora ieri si parlava in trasmissione di problemi di famiglia, problemi con i figli come crescono, di qua di là, le parentele, queste cose qua. Allora mi è venuto a mente, però poi non mi è stato possibile dirlo in trasmissione, ma se me lo dovesse, diciamo, consentire, va, Vladi, la prossima volta lo faccio. Allora, io diceva, allora, ricordiamocelo questo: mazza e panella fanno le figlie belle, mazza e prosciutto fanno le figlie brutte. Cresce figlie, cresce porci, questa è un'altra. E poi mi è venuto in mente che 100 figlie non crescono una mamma. Una mamma può crescere 100 figlie. Queste sono 3 cose che mi sono ricordato ieri in trasmissione, mentre si parlava di questi problemi di famiglia, figli, fratelli, sorelle, eredità, queste cose qua. Ma io ho detto solo una cosa, ho detto: deve prevalere l'amore. Quindi se uno alla fine perdona o ama, passa soprattutto, ok? Vabbè, allora torniamo a noi. Oce San Vincenzo, auguri a tutti quelli che si chiamano Vincenzo, Enzo Vincenzino, di qua di là. Saluto anche Enzo Vitagliano, che sta a Napoli, carissimo sant'agatese, ma comunque tutti Vincenzo, quindi non voglio trascurare nessuno. Allora torniamo a noi. La settimana di Pasqua, la Santa Pasqua, oggi mercoledì santo, domani giovedì santo, venerdì c'è la processione a Sant'Agata, voglio, come al solito c'è la messa alle 18 a San Nicola e poi c'è la processione, quindi sono stato informato di questo, ho tutto l'elenco, le messe ci stanno anche oggi, ci stanno domani, tutti i giorni, ma la cosa bella è che venerdì, sabato e domenica sarà aperta la cripta di San Nicola, voglio, mi raccomando, chi ha la fortuna di stare là, andate a visitare la cripta perché ne vale la pena. Ho letto, ho sentito, mi hanno mandato addirittura foto, manifesti da Foggia, che ci sono manifesti di 6 metri del comune di Sant'Agata di Puglia, che invita a fare la Pasquetta a Sant'Agata e con la corriera della domenica. Allora, mi hanno detto che già i posti sono pieni, addirittura si prevedono 2 pullman.
ma il secondo non lo so se sarà facile procurarselo, però di sicuro un pullman è pieno. Allora io mi rivolgo a quelli che vogliono fare la Pasquetta a Sant'Ato con la corriera, ma hanno detto che è brutto tempo. A proposito, oggi pomeriggio addirittura peggiora, si parla pure di un po' di nevischio, ma comunque le temperature non sono molto basse, dai, diciamo così. Allora, tornando a noi, io consiglio a tutte le persone che hanno prenotato per lunedì Pasquetta Sant'Agata, scete, fregatevi in l'UTM, perché io, a me è capitato, a chi è che non è capitato il giorno della Pasquetta di organizzarsi e fa maggiorare un poco, così vedete un po' altre parti, qui sono in una strada di Torino, corso Ferraris, qualcuno lo conoscerà, vabbè, qui dietro c'è pure un mercato, lo puoi chiamare. Allora, dicevo, che perché vi consiglio di andare? Perché a me è capitato, ma a tutti è capitato nella vita, che un lunedì, la Pasquetta, uno si organizza e chiovo e brutto dietro. Allora, io dico una cosa, fino all'unoria, mancano 4-5 ore, non possono cambiare le cose, quindi rimanete prenotati, scelta a Sant'Agata che vale la pena. E poi dica una cosa, metti caso che quel giorno s'apre lo cielo e lo giorno è bello, quindi potete andare. Secondo, che avete a fare in the cast? Scelta comunque a Sant'Agata, passate una giornata diversa, se è brutto tempo aprite l'ombrello, se no ve ne state sotto i portici e male che vada andate in qualche ristorantino di Sant'Agata che prevedo ci siano anche menù turistici e ci a mangiare. Possa essere un team nel pomeriggio, perché io ho visto le previsioni, dovrebbe migliorare leggermente lunedì pomeriggio. Se essere un team, facete pure la camminetta, se no facete una bella mancetta e comunque uscite fuori casa e comunque fate una cosa diversa. Questo è il mio consiglio, quindi buona corriera a tutti, buona Pasqua, buona Pasquetta e ci vedremo presto a Sant'Agata nei prossimi giorni, molto presto. Allora, vi ho detto tutto, la temperatura vi ho detto qui è buona, adesso vi saluto, qui sono aperti molti molti musei, quindi c'è l'imbarazzo della scelta. Ah, un'altra cosa, la Sant'Agata, la banca, Lima, Riuol, Soarrovete, anche a Sant'Agata. Allora, mi raccomando, non venite a Sant'Agata perché viene una bella aria a Sant'Agata, voi la volete arruinare, addirittura mettendo una bomba. E si rovina l'aria, si rovina l'estetica, la banca, le preoccupazioni. Poi c'è gente che abita pure lì vicino, madonna, ci fate spaventare. Quindi non venite a Sant'Agata, lasciateci tranquille, lasciateci in pace. O meglio, non le fate proprio queste cose, perché poi alla fine, insomma, il gioco forse non vale la candela. Vabbè, saluto tutti quanti. Altre cose di Sant'Agata. A proposito, presto. No, qui ci sarà. Ma siamo ad aprile, no? Quindi tra poco arriverà pure il momento dell'ingurneta, relicar, por la consolazione, quindi tra aprile e maggio tante belle cose e tanto bel tempo che arriverà. Beh, boggerite troppo, ciao, aiuto, state buono, a presto, ciao, buon Tigino, buona giornata, ciao!